Questa prima lezione è dedicata alla trattazione di alcuni argomenti che servono per sviluppare i prerequisiti, ossia le conoscenze di base che ci saranno utili per lo studio della Costituzione. Ricordiamo che la nostra Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, per cui ha compiuto quest'anno i suoi 70 anni. Prima di affrontarne lo studio nelle prossime lezioni, diremo in questa che cos'è una Costituzione, che cosa si intende per Stato, popolo, popolazione, nazione, quando e perché nascono le Costituzioni moderne e quali sono i primi esempi. Presenteremo il principio della separazione dei poteri teorizzato da Montesquieu, cui le Costituzioni moderne si ispirano. Definiremo i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. Presenteremo in maniera schematica la monarchia e le forme in cui si distingue, la repubblica e le sue tipologie. Attueremo un confronto tra la monarchia e la repubblica, definiremo la democrazia e dopo aver citato la prima vera Costituzione del Novecento, diremo quali Costituzioni si ispirano ad essa. Iniziamo con la definizione di Costituzione. La Costituzione è la legge fondamentale di uno Stato, ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, stabilisce l'organizzazione politica su cui si regge. In altri termini, ai valori e ai principi sanciti, cioè stabiliti dalla Costituzione, si ispirano tutte le leggi che vengono emanate in un paese. Ogni Costituzione contiene l'indicazione della forma di governo di un paese, per cui nel caso dell'Italia il primo articolo della Costituzione recita: l'Italia è una repubblica democratica e prosegue fondata sul lavoro. Ed ora passiamo alla definizione di alcuni termini fondamentali, quali Stato, popolo, popolazione e nazione. Per Stato si intende l'ente giuridico che esercita la propria giurisdizione, cioè il proprio potere su un territorio, che può essere abitato anche da popoli diversi. Si definisce popolo l'insieme dei cittadini di uno Stato che godono della cittadinanza, mentre il termine popolazione indica l'insieme dei soggetti che vivono sul territorio statale indipendentemente dalla loro cittadinanza. La nazione, infine, è un insieme di individui che hanno in comune origini, lingua e storia. Nazione è dunque sinonimo di popolo. E vediamo ora quando nascono le prime costituzioni. L'idea di costituzione, come insieme di regole cui devono attenersi i governanti di uno Stato, nasce in epoca moderna, con l'affermarsi della borghesia legata allo sviluppo dell'industria verso la fine del Settecento. Vediamo alcune immagini legate alla prima rivoluzione industriale. Perché nascono le costituzioni moderne? Nascono perché alla fine del Settecento, quando il processo di industrializzazione si avvia, la borghesia ha bisogno di garantirsi alcuni diritti, in modo particolare il diritto di proprietà e della persona, sottraendoli al potere arbitrario dello Stato assoluto. Quali sono le prime costituzioni moderne? La prima costituzione moderna è quella degli Stati Uniti d'America, nata dopo la Rivoluzione americana nel 1787, segue nel 1791 la Costituzione francese, entrata in vigore dopo la Rivoluzione del 1789. Vediamo il principio a cui si ispirano le prime costituzioni. Le prime costituzioni si ispirano al principio della separazione dei poteri, che fu teorizzato nel Settecento da Montesquieu nell'opera intitolata Dell'esprit des lois, lo spirito delle leggi, che fu pubblicata nel 1748. Chi è Montesquieu? Louis de Secondat, barone di Montesquieu, è un filosofo, giurista, storico e pensatore politico, insomma uno dei principali esponenti dell'illuminismo francese,
nato nel 1689 e morto nel 1755. Montesquieu affermava che non c'è più libertà se il potere di giudicare non è separato dal potere legislativo e dall'esecutivo. Intendeva dire che per garantire la giustizia e la libertà non può essere la stessa persona a fare le leggi, farle applicare e punire chi contravviene alla legge, in quanto potrebbe agire in modo arbitrario commettendo delle ingiustizie, come accadeva nella Francia prima della Rivoluzione francese. Ed ora passiamo all'esame dei tre poteri nella nostra Repubblica: potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere legislativo, che consiste nel fare le leggi, appartiene al Parlamento, costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. Il potere esecutivo, ossia quello di fare applicare le leggi, viene esercitato dal Governo, formato dal Consiglio dei Ministri e dal Presidente del Consiglio. Il potere giudiziario, infine, consistente nel punire chi non rispetta le leggi, spetta alla magistratura, formata dai giudici e dai tribunali. E passiamo ora all'esame delle due principali forme di governo, ossia la monarchia e la repubblica, definendo innanzitutto la monarchia. La monarchia, termine che deriva dal greco monarchia, composto da mono, che significa solo, e archia, potere, è per definizione il governo di uno solo, detto monarca o re. La monarchia può presentarsi in tre forme: assoluta, costituzionale e parlamentare. La monarchia assoluta, pensiamo ad esempio alla Francia di Luigi XVI, che regnò dal 1774 al 1792, lo vediamo nell'immagine in basso a sinistra, è una forma di governo in cui tutti i poteri sono concentrati nella persona del re. È detta assoluta dall'aggettivo latino absolutus, che significa propriamente sciolto, in quanto in una monarchia assoluta il re è sciolto, cioè libero da legami con altri organi di potere, il che significa che può prendere qualunque decisione senza rendere conto del proprio operato a nessun organo. La monarchia costituzionale è caratterizzata dal fatto che il potere è diviso tra il re e gli altri organi dello Stato, secondo le regole stabilite dalla Costituzione e rispettando il principio della separazione dei poteri. Ne è un esempio la monarchia in vigore nel Regno di Sardegna sotto Carlo Alberto, che vediamo nell'immagine, il quale regnò dal 1831 al 1849 e che nel 48 concesse la Costituzione ai propri sudditi, lo Statuto Albertino, che vedremo nelle prossime lezioni. Nel caso della monarchia parlamentare, invece, di cui a titolo esemplificativo possiamo citare la monarchia inglese, il sovrano è una figura essenzialmente simbolica e il governo si basa su un rapporto di fiducia tra il governo e il Parlamento, formato dalla Camera dei Lord e da quella dei Comuni. Vediamo la regina Elisabetta II al potere dal 1952 in alto a sinistra. E in basso a destra invece l'immagine rappresenta il Parlamento inglese. Ed ora definiamo la Repubblica. Il termine Repubblica, innanzitutto, deriva dal latino respublica, che significa letteralmente cosa pubblica. Indica, sia in età romana che nell'età moderna, una forma di governo in cui la sovranità non è concentrata nelle mani di uno solo, ma risiede nel popolo. E in tal caso si parla di repubblica popolare o democratica, quale è la nostra, o se la sovranità risiede in una parte di esso, si parla di repubblica aristocratica o oligarchica, quale fu quella nata a Roma dopo la cacciata dei Tarquini nel 509 a.C. Anche la repubblica si distingue in tre forme: parlamentare, presidenziale, semipresidenziale. Nella Repubblica parlamentare, qual è ad esempio l'Italia, il Parlamento è l'unico organo eletto dal popolo.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento, non ha funzione esecutiva, ma rappresenta l'unità nazionale. Nell'immagine il nostro Presidente Sergio Mattarella, che ha ricevuto il mandato presidenziale il 3 febbraio del 2015 e durerà in carica 7 anni. Il governo, infine, entra in carica dopo aver ricevuto la fiducia da parte del Parlamento. La Repubblica Presidenziale, di cui il governo degli Stati Uniti costituisce un esempio, è caratterizzata dal Parlamento, che viene eletto dal popolo ed esercita il potere legislativo, dal Presidente, anch'esso eletto direttamente dal popolo, il quale non è solo il capo dello Stato, ma è anche capo del governo, quindi detiene anche il potere esecutivo. Il presidente inoltre nomina e revoca i ministri, che sono responsabili solo nei suoi confronti. Da notare che non vi è un rapporto di fiducia tra il Parlamento e il governo, per cui il governo non può sciogliere il Parlamento a sua volta non può sfiduciare il presidente, poiché entrambi gli organi costituzionali traggono la loro legittimità da due diversi voti popolari. La Corte Suprema esercita il potere giudiziario. Nell'immagine Donald Trump, 45esimo presidente degli Stati Uniti, cui è stato dato il mandato il 20 gennaio del 2017, mandato che dura 4 anni e non 7 come in Italia. In una repubblica semipresidenziale come la Francia, invece, il presidente, vediamo nell'immagine in alto a destra Emmanuel Macron, che ha ricevuto il mandato presidenziale il 14 maggio del 2017 all'età di 40 anni e durerà in carica 5 anni, erano 7 anche in Francia fino al 2002. In una repubblica semipresidenziale, come dicevo, il presidente è eletto direttamente dal popolo ed esercita la funzione esecutiva col capo del governo. Tra il Parlamento e il Governo vi è un rapporto di fiducia, per cui il Parlamento può costringere alle dimissioni il Governo, così come il Presidente può sciogliere anticipatamente il Parlamento. Mettendo a confronto la monarchia e la Repubblica, possiamo notare che nella monarchia il capo dello Stato è il re, la cui carica è ereditaria, mentre nella Repubblica il capo dello Stato è il Presidente della Repubblica, la cui carica è elettiva. Definiamo ora la democrazia. La parola democrazia, formata da demos che significa popolo e crazia che significa potere, significa letteralmente il governo del popolo. La democrazia è una forma di governo caratterizzata dal fatto che la sovranità appartiene al popolo. Si presenta in due forme, diretta, in cui è il popolo che prende direttamente le decisioni politiche, rappresentativa, in cui le decisioni politiche vengono prese dai rappresentanti del popolo liberamente eletti. Qual è la prima vera Costituzione del Novecento? È quella della Repubblica di Weimar del 1919. La Repubblica di Weimar rappresenta un primo tentativo di stabilire una democrazia liberale in Germania tra il 1919 e il 1933 e si conclude con l'ascesa al potere di Adolf Hitler e del Partito Nazionalsocialista. Le costituzioni che si ispirano ad essa sono la Costituzione francese della Quarta Repubblica del 1946 e della Quinta Repubblica del 1958, la Costituzione italiana del 1948, la Costituzione tedesca del 1949, quella portoghese del 1976 ed infine quella spagnola del 1978.